Il premio Alda Merini è arrivato alla sua quarta edizione, oggi è la giornata conclusiva, a chi andranno i premi quest'anno? I premi andranno, quelli ufficiali che sono cinque, sono i finalisti, a cinque poeti le cui poesie sono state considerate le migliori tra tutte quelle partecipanti. Un grande lavoro di selezione, sono state molte le poesie arrivate e in più ci sarà anche una selezione particolare, insomma saranno assegnate le medaglie a delle personalità di rilievo. Allora, la selezione è stata molto accurata perché sono arrivate oltre 2200 poesie. E, logicamente ciascun giurato ha avuto a disposizione prima singolarmente tutte le poesie pervenute al concorso e poi con riunione collegiale abbiamo definito i cinque finalisti. Per quanto riguarda i premi delle personalità, che noi assegniamo annualmente su adesione del Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera, le rispettive medaglie sono andate Presidente della Repubblica a Monsignor Cantisani, Presidente del Senato a Dottor Roberto Coppola, Presidente della Camera alla giornalista Terre Boeri. Camera di Commercio sempre in prima linea a sostegno delle imprese, ma non solo, anche a sostegno della cultura e di chi vuole emergere. Beh, da sempre noi, come ormai gli utenti, la società civile, ma anche il mondo delle imprese, sanno, la Camera di Commercio ritiene, secondo una strategia che ritengo corretta, che la cultura sia al primo posto per lo sviluppo, per l'evoluzione del sistema produttivo. Questa è una delle tante motivazioni che ci lega a Dulcini, a questo editore, ma soprattutto a questo volontario straordinario che è riuscito a creare un evento di carattere certamente culturale, ma che attiene anche alla vivacizzazione di questa città, di questa provincia, ad un marketing territoriale che assieme portiamo avanti. Siamo stati, credo, continuiamo ad essere gli unici privilegiati partner istituzionali, lo facciamo con convinzione, ma soprattutto lo facciamo con tanta onestà nei confronti della cultura, lo facciamo con tanta voglia di far crescere il territorio, come ho già detto. Un evento straordinario che porta in questa città poeti, scrittori da ogni parte d'Italia, li accogliamo come sempre facciamo col nostro garbo, con la nostra discrezione, credo che sia un atto dovuto anche nei confronti di tanti volontari che si impegnano a creare questo che, ripeto ancora una volta, è uno straordinario evento che è cresciuto nel tempo. Oggi un premio verrà conferito anche a lei, come si sente? È sempre un grande piacere poter ricevere un premio, poi specie quando sono premi che ricevi nella tua terra, questi non possono che, ecco, sono premi che senti di più nel profondo del tuo cuore. In questo caso in particolare è un premio che accetto di vero cuore perché mi viene dato da amici, dall'Accademia dei Bronzi, a cui da 3 anni collaboro con la realizzazione dei premi. Oggi mi conferiscono questo conferimento di socio benemerito dell'Accademia, per cui per me veramente è un grande piacere, un grande onore, e di questo voglio ringraziare sia il Presidente Rossini e tutta la giuria. Le sue opere dalla Calabria sono state esportate, diciamo, in tutta Italia e anche oltre. Beh sì, questo mi fa piacere, poter esprimere con la mia arte quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura. Proprio in questa ultima settimana siamo stati presenti all'Expo con questa mostra di arte orfa che racconta un po' l'evoluzione del gelo dell'antica Magna Grecia ai nostri giorni, per cui mi ha fatto veramente molto piacere poter contribuire con la mia arte, ecco, a sostenere quello che è stato un progetto della Regione Calabria a rappresentare le eccellenze calabresi.